Salve a tutti e benvenuti a questa nuova recensione. Oggi vi presento le cuffie della Bose Quiet Comfort 35. Siamo arrivati al secondo modello, sono uscite da qualche mesetto ormai, però ecco ve le voglio presentare in quanto le ho appena acquistate e devo dire che sono delle cuffie eccezionali. Si differenziano dal modello precedente solamente perché hanno un tasto fisico dedicato per utilizzarle con Google Assistant e anche Alexa. Una cosa, diciamo, non indispensabile, ma che ho riscontrato personalmente molto comoda, in quanto si possono comandare varie funzioni attraverso appunto l'uso della voce cliccando questo piccolo tasto. Come potete vedere, si presenta in una confezione molto bella, molto minimale e molto elegante. E ecco, questa è la custodia e come potete vedere è veramente fatta bene, molto pratica da portare in treno, in viaggio, in autobus, anche nel caso di riporle a casa quando ovviamente non si utilizzano. Sono pieghevoli, quindi occupano pochissimo spazio, sono molto leggere e pesano 240 grammi circa. I materiali sono di ottima qualità. Questo è il tasto fisico dedicato a Google Assistant e a Alexa per utilizzare le varie funzioni semplicemente premendolo, mentre qui sulla destra abbiamo i tre tasti fisici molto comodi per alzare il volume, abbassarlo, play e pausa, quello centrale. Sono ripieghevoli, come potete vedere, molto comode da mettere nella loro confezione, dove troviamo tra l'altro il cavetto per la ricarica, micro USB e anche, adesso ve lo faccio vedere, il jack. Questo sì, vi faccio vedere dove si inserisce il cavetto, ecco, è molto comodo. E, come dicevo, l'autonomia raggiunge circa le 20 ore. Una durata non indifferente. Questo invece è il cavetto, come vi dicevo, e il jack per utilizzarle anche quando finisce la batteria. Sono compatibili con la maggioranza dei telefonini Android, anche se ultimamente purtroppo stanno togliendo il jack molti produttori. Sul mio, come vedete, è uno Xiaomi e va ancora perfettamente. Quindi si sente bene, anzi la qualità dell'audio è anche leggermente superiore utilizzando il cavetto. E anche sull'iPad che adesso prendo, eccolo qui, anche su questo ho riscontrato la possibilità di collegarlo, quindi molto comodo nel caso appunto finisca la batteria. La connessione Bluetooth è molto veloce e consente di collegare queste cuffie fino a due dispositivi contemporaneamente e la cosa risulta veramente comoda. Questa è l'app, ecco, che è proprietaria della Bose, la Bose Connect, molto semplice e minimale, consente di praticamente controllare lo stato della batteria, i dispositivi collegati. Come vedete sotto qua nella barra c'è la canzone che attualmente stavo riproducendo e niente, funzioni molto minimali e semplici. Qui è la funzione di riduzione del rumore, abbiamo tre settaggi, alta, bassa e disattivata, e funziona molto bene. E su questo menu a sinistra, a tendina, invece vediamo altre informazioni di non molto rilievo. Qui, come vediamo, abbiamo anche la possibilità di vedere i dispositivi connessi, che io attualmente ne ho tre, e come vi dicevo, due possono essere connessi contemporaneamente.
Per finire, ecco, vi posso dire che i pregi di queste cuffie sono l'autonomia, un peso ingombro veramente ridotto, la comodità d'uso, la funzione appunto Google Assistant e Alexa e la qualità audio davvero eccezionale. Ecco, che dire, ve le posso solo che consigliare perché sono veramente il top di gamma e i soldi che valgono sono veramente ben spesi. Vi lascio il link in descrizione e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!